Terre, sapori e vini, abbiamo raggiunto ancora una volta la provincia di Treviso, siamo a Montebelluna, però in frazione Biadene. Roberto Polone al mio fianco, azienda agricola Costa. Roberto, prima ancora di entrare nel dettaglio dei tuoi vini, di quello che fai, io ti faccio una domanda banalissima ma che dobbiamo dire ogni tanto ricordare. Il prosecco che si produce su questa terra, che metodo è? Metodo Charmat. Ecco, che vuol dire? Spieghiamolo un pochino. Metodo Charmat, rispetto al metodo classico che fermenta nella bottiglia e tutto quanto, la presa di spuma viene fatta in bottiglia, nel metodo Charmat invece viene fatta in un grande recipiente di acciaio che chiaramente contraddistingue la differenza tra i due metodi. Bravo, hai fatto bene, che ogni tanto è bello anche ricordare, sono piccole finezze ma che al consumatore a volte possono sfuggire. A proposito di prosecco, parliamo del prosecco dell'azienda Costa, perché tu fai dei grandi prosecchi, mi hanno detto che sei bravo, Capperi. Grazie, devo farti i complimenti perché sei anche giovane, però dai, parliamone, forza. Anzi, mentre ne parli, fai una cosa intelligente, apri una bottiglia, perché sai, io sono anziano, devo carburante non deve mica mancare. Dai, raccontiamo questa bottiglia, per esempio. Beh, noi produciamo soltanto la versione di Lasolo Prosecco, di OCG, nella versione chiaramente spumante in tre tipologie, l'Extra Brut, Extra Dry e Dry millesimato. Hai visto? Per quanto riguarda poi anche le altre linee di prosecco, sono comunque sempre di OCG. Certo. Entriamo anche nella versione frizzante, sì. E poi nella versione tranquillo. Ecco, ricordiamo che la DOCG è arrivata nel 2009, se non sbaglio, per il prosecco, consorzio vini Asolo Montello, dobbiamo citarlo per correttezza, e poi c'è anche del prosecco secco, nel senso vero della parola. Sì, che è praticamente il fermentato in bottiglia, parlando quello con di fermentazione in bottiglia, per cui un metodo tra virgolette classico, solo che non viene fatta la sboccatura, i lieviti rimangono all'interno del... Sì, all'interno della bottiglia, certo, anche certo. Durante il servizio. Prosecco, bianco, ma anche dei vini rossi. Sì, certamente. Siamo sempre anche qui come la DOC, per quanto riguarda Montello con gli Asolani. Rientriamo, cioè, come azienda facciamo solo vini marchiati DOP. Certo. Per quanto riguarda sia DOCG che chiaramente per quanto riguarda la DOC dei Rossi Montello. Certo. Roberto caro, senti, allora c'è una domanda che ti volevo fare. Tu sei appunto un produttore giovane, un ragazzo giovane, ma il Prosecco perché piace così tanto nel mondo? Perché rimane il vino più venduto nel mondo, di noi italiani. Cioè. Credo che la sua forza sia la sua trasparenza, la sua leggerezza e questo fruttato molto fresco, che lo rende versatile in tutte le occasioni, sia dall'antipasto che chiaramente l'accompagnamento. Certo, certo. Questo credo che sia chiaramente la forza rispetto ad altre tipologie di vino. Roberto, concludiamo proprio alla grande con un brindisi. Dobbiamo farti i complimenti perché quando incontriamo i giovani produttori, le aziende agricole, le famiglie che ancora credono in un obiettivo, in una missione vera e propria di vita e di lavoro, è giusto che vengano premiate. Siete bravi, complimenti, quasi come noi di Terra e Sapori Vini. Ma arriverete, arriverete. Grazie, no, dai, scherzo. Cin cin, viva il Prosecco!